ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un try. Perché non lo riesco a dire? Sarà un try on haul. Video di capi indossati. Ho avuto la possibilità di collaborare con Zaful e devo dire che sono rimasta colpita in maniera positiva. I capi mi sono arrivati in meno di una settimana e la qualità di questi prodotti, per quanto mi riguarda, è valida. E ora andiamo a vedere insieme. Sono tre capi. Uno di questi è questo maglioncino che indosso ed è tutto peloso. E non so se dalla videocamera si vede che è blu elettrico, perché io nell'anteprima lo vedo quasi viola, però vi posso garantire che è di un blu elettrico. Unica sì, ho il pigiama da sotto, però insomma è nella norma di gira video che solitamente si addobba da sopra e poi da sotto resta in pigiama. Comunque, l'unica pecca insomma, perché io sono vecchio stampo sempre per quella questione, è che qui ci sono dei tagli ovviamente voluti, quindi qui risulta un po' più lungo dietro e davanti un po' più corto. Certo, con un pantalone a vita alta, un leggings o comunque un jeans a vita alta, questo problema insomma non si vede. Però se avete la fissa di andare comunque con i maglioncini un po' più lunghi, insomma no, io personalmente vi dico, mi piace a prescindere da questi taglietti, perché ovviamente indossando quasi sempre dei jeans o comunque dei leggings a vita alta, il problema insomma non c'è. Poi un altro capo che vi voglio mostrare è questo qui, che sicuramente mi avete già visto in una foto scattata a Bari Blu, perché ho avuto modo di incontrare due di voi. Mi fa sempre tanto piacere, davvero vi adoro, siete fantastiche, vi adoro di cuore proprio, siete troppo dolci. Ed è appunto questo parka, molto carino, completamente imbottito dentro, molto caldo. Io lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni per andare a lavoro, poi il fatto che sia di questo bel verde militare a me piace tantissimo, mi piace veramente tanto, poi stracomodo, stramorbido, completamente imbottito e come ho detto prima è molto caldo, quindi a me piace tanto questo e continuerò ad utilizzarlo per questo inverno. Infine questo qui, che invece è un vestitino. L'altra cosa che mi piace tanto di Zaful, che spedisce tutti i loro capi all'interno di una busta con tanto di scritta, con tanto di cartellino, e poi queste sono buste comodissime perché vuoi o non vuoi le puoi riciclare per metterci, non so, se devi andare tipo in aereo o comunque se devi fare un viaggetto, due giorni, tre giorni, insomma ci metti bagno schiuma, spazzolino, dentifricio all'interno, te lo porti nel beauty. Piccola parentesi. E quindi vi dicevo, questo qui io non l'ho ancora indossato per uscire, comunque è fatto in questo modo qui ed è lungo, questa è taglia unica se non erro, perché altra cosa, per quanto riguarda le taglie rispecchiano, almeno per questi capi rispecchiano quelli che sono insomma quelle che sono le taglie che prendiamo anche nei nostri negozi, insomma nei negozi italiani, quindi anche su questo punto di vista ci piace, perché solitamente noi combattiamo con le taglie. Ed è fatto in questo modo qui, la trama mi piace tanto, è un vestito comunque versatile, comodo, caldo, mi piace il fatto che abbia comunque questo collo a ciambella abbastanza alto ed è molto carino secondo me,
molto versatile come capo. Ultima cosa che voglio farvi vedere, e non è un capo d'abbigliamento, ma è un aggeggio che ho voluto prendere sempre da Zaful, è praticamente questo treppiedi da scrivania, e quindi con questo conto di fare qualche video con appunto con la macchinina. Con la macchinina, sì, ci metto la macchinina sopra e mi metto a girare il video. Comunque sono di quelli, sai, che si muovono così, sono snodabili, puoi attaccare dove vuoi ed è comodo. Mi è piaciuto, l'ho voluto subito e da tanto che lo stavo cercando e non lo trovavo. L'ho trovato perché, anche perché costava tipo $2, quindi andava più che bene. Ragazzi e ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, spolliciate, condividete questo video con i vostri amici, sostenete questo canale con un commentino. Io vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!